Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Solo Chogokin and Z! Continuiamo a parlare della nostra serie GX07 Mazinga Z. Oggi parleremo del GX07 Mazinga Z Toy Stream Project del 2002. Visto che il modello precedente del GX07 è considerato economico perché appunto non era caro, Bandai e alcune catene di giocattoli hanno deciso di fare una serie rara, più costosa del modello economico, dandovi in questo GX07 una confezione diversa con in più un bonus: la statuetta di piombo di Sayaka Yumi. E basta! Grande! Ah no! Vi danno anche un buono sconto da spendere di 500 yen per i vostri figli, circa 4 euro, 7 dollari neozelandesi. Un mega affare! Andate subito a comprarlo perché non potete perdere questo mega affare. Vai con il... Eccoci come sempre, partiamo dal box, modello del 2002 GX07 Mazinga Z OVA Toy Dreams Project. Abbiamo un layout diverso, il colore marrone e non più nero. L'immagine in Mazinga è la stessa ma ritagliata per dare spazio all'oggetto bonus di questa confezione, Sayaka Yumi statuetta e la scritta Toy Dream Project. La scritta Mazinga Z adesso è bianca, più grande e sopra l'immagine del robot. Il robot è sempre proveniente da Mazinga Kaisen, infatti abbiamo anche qui il logo dell'anime. Lateralmente, sopra, sotto, differenza dal GX07 solo dal colore. Giriamo il box, abbiamo tante immagini dei vari componenti con le varie descrizioni come nel GX07, ma è stata cambiata un'immagine per farci stare la statuetta di Sayaka. Apriamo il box e ci troviamo il robot con il suo polistirolo, un set di braccia con rocchetto punch, un set di braccia iron cut, tre set di pugni chiusi, un set di mani aperte. Mettiamo a confronto con il GX07, il contenuto è lo stesso. Un set di braccia calamitate, un setup per il rocchetto punch, due set di pettorine per il raggio termico, una curva e una squadrata, due pilder, uno in modalità volo con ali separate e uno in modalità aggancio. Mettiamo a confronto con il GX07 economico, il contenuto è lo stesso anche qui. Una statuina messa dietro al display, nascosta come da bravi trafficanti. Un display, un nome adesivo come si vede in alto, anche se questo modello del 2002 si vede 2001, esattamente come il GX07 base. Passiamo alle istruzioni, tutte a colori con le varie immagini che abbiamo visto nel retro del box. Dentro troviamo un'intervista a Keiki Sato, che è il mecha design della serie Mazinga Kaisen, la descrizione del contenuto e le varie modalità d'uso, nulla di più. Comunque tutto a colori. Ecco il buon acquisto di 500 yen per tuo figlio che troviamo nel box. Passiamo al display, ovviamente di vecchia concezione, non è un super figo Dynamic Classic, ma vedrete che vi risolverà sorprese. Qui il nome è già stato applicato, è un adesivo come il primo GX01 ma in inglese. Abbiamo la gradinata frontale e se la mettiamo a confronto col GX01R vediamo che è stata spostata da sinistra al centro, visto che non abbiamo un jet scrander. Le parti posteriori per sostenere i vari set di armi e di avambraccia sono state rialzate. Come lunghezza vediamo quanto è corto il nostro GX07. Ovviamente, come ho detto, non c'è il jet scrander, quindi è stato accorciato. Però abbiamo in mezzo un'apertura per contenere un set di pettorine del raggio termico. Mettiamo velocemente i due display a confronto, il GX07 e il GX07 Toy Streams Project, e guarda caso sono uguali. Ovvio.
Ecco l'oggetto dei desideri di tutti quelli che hanno voglia di comprare il secondo GX07, la statuetta di Sayaka Yumi in piombo, vestita con la sua tutina, pronta per l'azione, molto dettagliata. Vediamo se si vedono le mutandine. No. Anche la pistola, diciamo che la statuina è molto bella e definita. Ovviamente non potete perdere questo Toys Dream Project. Se collezionate le statuette, mettiamolo a confronto con Koji nel GX01 Black, sono in linea, molto belle davvero. Il classico stratagemma per farvi comprare due robot. Eccolo qua. Passiamo al builder, come vediamo sono i classici due builder, uno in modalità volo con le ali e agganciabili e uno in modalità aggancio. Lateralmente vediamo che nella modalità aggancio mancano i motori posteriori e le alette sempre posteriori. A parte questo il modello visibilmente è molto simile. Da sotto vediamo quanto la base del modello aggancio è più piccola e non colorata. In entrambi i builder abbiamo la ferritoia per agganciarlo, uno al Mazinga e l'altra sopra la scalinata del display. Mettiamo a confronto il builder con il GX07 economico e vediamo che sono identici. E che cosa vi aspettavate? Lo stesso robot. Passiamo al robot, il GX07, così come nella confezione. Mettiamo le pettorine, visto che nella confezione ci sono due set di pettorine termiche, potete scegliere quale vi piace di più, una squadrata e una con l'angolo smussato, che è anche più larga. A parer mio, quella squadrata è più dinamica. Mettiamo il builder bianco, che come abbiamo detto, visivamente richiama il manga. Mettiamo le braccia calamitate, una con una mano aperta e una con il pugno. Ovviamente abbiamo il rocchetto punch setup e lo possiamo sparare. Rocchetto punch! Possiamo mettere l'Iron Cat nel rocchetto punch setup e sparare anche questo. Iron Cat punch! Vediamo le varie articolazioni delle gambe. Il corpo è totalmente ridisegnato, non abbiamo più il missile centrale. Il petto ha un nuovo meccanismo, si può ruotare e mettere più facilmente in posa per il raggio termico. Vediamo i dettagli dei piedi con questi mini reattori che aiutano il nostro Mazinga a saltare. Tutte le giunture sono color argento opache, tranne le braccia che sono cromate. Negli angoli delle parti nere abbiamo una colorazione grigio-azzurrina che richiama anche questo il manga. Il volto ha colori molto simili al manga, con queste linee rosse attorno agli occhi e sul bordo centrale della corona, molto simili al GX45C Comic Color. Se la paragoniamo al nostro GX01R, il volto è completamente ridisegnato, molto allungato e molto più incazzato. Antenne molto lunghe, la testa può solo muoversi su e giù. Posteriormente abbiamo le solite brutte viti che tengono le parti di metallo unite. Troviamo la scritta DYNKOL, immagino voglia dire Dynamic Cool. In basso Bandai 2001, Made in China. Mettiamo velocemente a confronto con il GX07 di base. Eh sì, anche il robot è lo stesso, nulla di diverso. Avete comprato due robot uguali, complimenti! Non che non l'aveste già fatto prima, visto che il 60% dei Mazinga modelli Bandai sono il riciclo del precedente, quindi non stupitevi. Eccoci alla parte dei prezzi e dei commenti finali di questo GX07 Toys Dream Project del 2002. Se dovete comprare uno di questi GX07, io vi consiglio di comprare questo modello perché ha la statuetta di Sayaka Yumi in più. Ovviamente occhio al prezzo perché questo modello parte da 13.000 yen fino a 20.000 yen, circa 110-170 euro oppure 150 fino a 300 dollari neozelandesi. Dipende dalla qualità
del box. Per avere la statuetta di Sayaka comunque dovete sborsare almeno 5.000 yen in più, 40 euro o 75 dollari neozelandesi come minimo. Però se non vi interessa la statuetta, andate con il modello base, risparmiate perché tutto il resto è esattamente uguale. Come dicevo la puntata precedente, il robot molto bello da avere assolutamente. Di questa linea Toy Dream Project c'è anche il Boss Robot GX10. Però a confronto di questo modello non c'è una statuetta, ma bossa di colorazione nera. Magari potevano anche in questo modello fare il Mazinga nero. Ok, anche oggi abbiamo concluso, ci sentiamo la prossima settimana col GX07E Energear Z. Sempre qui a Solo Chogokin and Z.